oggi parleremo del caso di Rosa Chemical, che a Sanremo, come avete visto un po' tutti, ha suscitato un po' di scalpore in merito al bacio dato a Fedez. Prima di cominciare con il video voglio fare qualche piccola premessa al riguardo, visto che molti personaggi famosi hanno citato alcuni articoli della nostra Costituzione, voglio farlo anch'io e voglio citarvi l'articolo 13 che va a sancire un principio di libertà dell'uomo, ma soprattutto l'articolo 32. L'articolo 32 della nostra Costituzione infatti mette per inciso che l'autodeterminazione è un principio, un diritto che va perseguito e pertanto è opportuno ricordarlo. Quello di Rosa Chemical è un atteggiamento che sicuramente ha suscitato scalpore in molte persone, magari da una parte i più conservatori, dall'altra parte invece c'è chi non ci vede nulla di male, anche perché voglio ricordare che ciò che è successo è sicuramente stato già visto negli scorsi festival di Sanremo, per citarne uno, quello di il bacio di Paolo Bonolis a Luca Laurenti. Ma come mai il bacio dato da Paolo Bonolis a Luca Laurenti non ha suscitato così tanto clamore, così tanto scalpore, a differenza invece del bacio di Rosa Chemical nei confronti di Fedez? Sicuramente nel periodo in cui è stato dato quel bacio a Luca Laurenti, e sto parlando quindi dell'anno 2010, non andava a creare un così tanto scalpore un bacio, perché non si era creata tutta quell'atmosfera che ad oggi invece c'è e che è basata, secondo molti, sull'eccessiva libertà, ma ci arriveremo. Il bacio di Rosa Chemical ha suscitato scalpore perché è sicuramente un modo di esternare una propria libertà che non rientra, diciamo, nei canoni, negli schemi a cui siamo abituati, ecco. Quindi va a creare uno scalpore mediatico, giustificato o meno, fatemelo sapere voi nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere voi nei commenti di cosa ne pensate. Ovviamente bisogna anche dire che d'altra parte ad una eccessiva libertà, e mi ricollego a ciò che dicevo prima, ad un'eccessiva libertà si va a ricollegare d'altra parte un eccessivo pregiudizio per chi soprattutto ha un modo di esternare la propria libertà e quindi magari viene criticato proprio per questo motivo. Al di là di tutto, voglio precisare, voglio ricordare che la nostra Costituzione tutela qualsiasi forma di autodeterminazione, faccio riferimento in questo caso quindi al proprio orientamento sessuale, è bene rispettare quindi ciò che è il pensiero, ciò che è il modo di esternare il proprio pensiero. Ovviamente tutto ciò deve essere condizionato ad un rispetto dell'altrui persona, e quindi nel caso di Rosa Chemical soprattutto al rispetto del pubblico presente in studio, ma soprattutto dei milioni di spettatori che quella sera guardavano il Festival di Sanremo. Ed è proprio su questo che vado a delineare un profilo giuridico. In particolare, il comportamento tenuto da Rosa Chemical, magari in un altro tipo di contesto, avrebbe potuto provocare, soprattutto in un contesto in cui ci sono abitualmente dei minori, questo avrebbe avuto una grande rilevanza dal punto di vista giuridico. Infatti si andrebbe a configurare il reato di atti osceni in luogo pubblico. Ovviamente al Festival di Sanremo e soprattutto il comportamento di Rosa Chemical è stato impostato sul, per così dire, sullo scherzo, quindi non si va a configurare ovviamente un reato di atti osceni in luogo pubblico, ma
vi ho fatto l'esempio di prima proprio per farvi capire che un gesto del genere, al di là che fosse stato tra due uomini, tra due donne o tra un uomo e una donna, è accompagnato soprattutto dal gesto del balletto con il fondoschiena, la configurazione del reato di atti osceni in luogo pubblico. Altro profilo giuridico che si va a delineare con il comportamento di Rosa Chemical, che voglio però trasportare assolutamente in un altro tipo di contesto, perché come già detto poc'anzi, il metodo con cui è stato fatto al Festival di Sanremo era sicuramente di tipo scherzoso. Ma per un attimo trasportiamo questo tipo di comportamento in un altro contesto, magari in un ambiente privato. Avrebbe comportato di certo in capo a Fedez ciò che viene chiamato mancanza di dovere, degli obblighi di fedeltà. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e soprattutto ricordatevi che questo è il diritto semplificato.